Ciao. Ciao Pino, volevamo chiederti quanto hai messo giù in questo montaggio. Tutto, questo doppiaggio ho messo di tutto. Ovviamente non l'esperienza personale sulla malattia, perché è una malattia rara, come pazzesca. Non pensavo che esistesse, sono molto vicino a certe realtà rare, ma non pensavo che esistesse una malattia per la quale i bambini dovessero morire per la luce del sole, incredibile. Ma non è tanto aver messo di mio questo progetto, perché ci metti sempre il cuore quando lavori, io doppio Django, doppio questo, io metto sempre qualcosa di mio e soprattutto ci metto l'amore per questo mestiere. In questo caso è scattato l'amore di un padre e soprattutto quello di un uomo che si è reso conto che esistono anche queste realtà e che quando uno si lamenta dovrebbe pensarci almeno 100 volte. E mi sono trovato di fronte a una poesia, non un film, questo non è un film, è una poesia. È poesia per immagine, il modo migliore per far avvicinare le persone a una malattia non è quello di raccontarla, fare vedere la sua durezza, la sua asprezza, la morte, quelle sono cose che la gente si mette paura e scappa. Il modo migliore per far vedere una cosa così dura, così difficile da affrontare è raccontarla in poesia. Ed è bellissimo vedere, non è un documentario, non è un film, non è un cartone animato, però c'è tutto, c'è il cartone animato, c'è il film, c'è il messaggio, c'è il dramma, c'è l'amore, c'è la vita, soprattutto c'è tanta vita nonostante si parli di qualcosa di molto difficile da affrontare. E la seconda domanda, volevamo chiederti, da doppiatore, preferisci il film doppiato o in versione originale? Sì, da doppiatore preferisco il film doppiato, ma non è tanto io da doppiatore, ma anche da persona normale preferisco il film, noi siamo i migliori traduttori, perché siamo dei traduttori al mondo, siamo i più bravi, ma non tanti doppiatori soltanto, quanto gli assistenti, i direttori di doppiaggio, i traduttori, gli adattatori, i direttori, i tecnici del suono, di sale e quelli di mix. Abbiamo una scuola ormai quasi centenaria per il doppiaggio e si doppia in tutto il mondo. È una traduzione, come se tu conosci lo spagnolo, García Lorca lo leggi in spagnolo, meglio. Se tu conosci Shakespeare in inglese, te lo devi leggere in inglese. Se tu non lo conosci, però ci sono delle traduzioni di Shakespeare in italiano, o di García Lorca in italiano, di Hikmet dal turco all'italiano. Poi quello che può essere brutto o bello è la traduzione, se è buono o non buono. Ecco, così il doppiaggio. Può essere una brutta traduzione, una bellissima traduzione, ma il doppiaggio non è cattivo. Il doppiaggio veicola, dà la possibilità intanto di veicolare un cinema, un film, perché non è che tutti conoscono tutte le lingue. E non può essere soltanto una polemica. Anzi, avvicina una persona, poi con i DVD, Blu-ray ormai, te lo puoi vedere in tutti e due i modi e poi ti scegli. Ovvio che qualcosa perdi sempre per la strada, perché l'originale è l'originale. Out, out, brief candle, the life is a walking shadow. Spegniti, breve candela, la vita non è che un'ombra che cammina. Ora, può essere tradotto bene o male, ma dipende anche come lo dici. La musicalità che c'ha l'inglese in quel pezzo non è la stessa che c'ha l'italiano. Però, cioè, magari, non è che il doppiaggio evita o la gente proibisce di imparare una lingua. È a scuola che bisogna imparare le lingue. No, non è il doppiaggio. Il doppiaggio può aiutare, ma ci sono... si può utilizzare una sala in più, ma già le sale dove si vede in italiano sono quasi vuote, senza mettere pure quelle in originale, però ci sono molte sale che mandano i film in lingua originale. Ripeto, sta alla tua cultura, non è certo il doppiaggio che interrompe la cultura personale di una persona. Se è un buon doppiaggio, bene, come una buona traduzione di Umberto Eco in Svezia o in svedese, Eco in italiano. Perfetto, allora ringraziamo Buonsegno. Io ringrazio voi, sì. Bocca al lupo ragazzi. Ciao.